siamo in una location d'eccezione oggi, qui fuori dagli studi Mediaset di Cologno Monzese Milano. Mi consenta questo prossimamente, volevamo annunciarvi l'uscita di questo video fantastico e abbiamo deciso di fare tutto prossimamente così. I miei genitori mi hanno insegnato il mestiere di youtuber. Ma te neanche un po' basta, no, perché mi consenta. Vabbè, ragazzi, siamo qua perché ormai abitiamo qui, perché stiamo facendo tutti i giorni le dirette per Saranno Isolani, anzi ce n'è una anche oggi alle 17, l'ultima, vi lasciamo il link della pagina dove seguirla in descrizione. E così poi aspetta, una felici. Cosa, aggiungiamo, dopo la fine della messa in onda dell'ultima puntata, state attenti perché andrà in onda anche su Italia 1. Italia 1! 1! Italia 1! Ci vedete anche in televisione, quindi... Ma diciamolo quando andranno in onda. Domenica. Che domenica. È il 21. Domenica 21, domenica seconda 20... serata su Italia 1. Italia 1! Italia 1! Che tristezza quando mandavano i messaggi così, con tipo in casa, tutto acceso, tapparelle giù, e facevano cioè, tipo... Ah, ho capito! Italia 1! Ai tempi le videocamere, quelle che avevano sì. Le persone, non, contro luce non veniva. No, quindi quando dovevi fare un video notavi sempre la tapparella chiusa sempre. Dietro e stava malissimo. Ed era... Mi è venuta, scusami, un'altra info che la diamo subito. Mercoledì 16, è il 16 mercoledì, no, è il 17. Aspetta, controlliamo, fai un check veloce. Oggi è il 14, 15, 16, 17, 17. Siamo su Italia 1, 90 specie, ho l'ospite di Nicola Savino, trasmissione sugli anni 90, ci hanno invitato perché noi siamo nati nel 91, quindi voglio dire, saremo i testimonial della, non della, non neanche gioventù, come si può chiamare, della generazione anni 90. Ecco. In adolescenza, quando siamo piccoli, come si chiama? Infanzia. Infanzia. Grazie Vale. Dell'infanzia degli anni 90. Un sacco di troppi ricordi. Adesso basta che stiamo venendo a piangere. Dai, parliamo del video. Ma torniamo appunto nel 2018. E a proposito di 2018, ragazzi, esce un video fantastico, un video a tema. Sapete che ogni anno tutti quanti noi, io in primis, ci facciamo dei buoni propositi. Anzi, forse che sono un po' banali, perché sono sempre gli stessi, tipo tornare in palestra, esatto, cosa che ho fatto quest'anno, esatto. Infatti era pienissima quel giorno. Iscriversi a un, che ne so, un corso di chitarra. Imparare qualcosa in generale, esatto, ecco, suonare qualcosa. Quest'anno 10 minuti al giorno, pure studio, 10 minuti al giorno, esatto. Ma studio sempre. Insomma, quei buoni propositi che tutti ci facciamo e che puntualmente verso il 10 gennaio abbiamo già lasciato. Ce ne vanno con la Befana. Lasciato. Ecco, diciamo così. Abbiamo fatto, diciamo, cioè, come si può definire? Ce ne siamo posti. Abbiamo interpretato, diciamo, abbiamo fatto vedere in Candid quello che succede davvero. Faccio un esempio: rispettare la dieta, c'è una Candid in cui, preso da un delirio di fame, mi getto di testa nel piatto di una persona al ristorante, perché la dieta, lo sappiamo, non la sta rispettando nessuno, ragazzi. Quindi, vabbè, cioè, mandiamo un'anteprima, magari non questa, perché sennò no, no, qua, non, spoiler, non lo so. Sceglie Isa, secondo me. Isa, abbiamo fiducia in te, quella che ti fa ridere. Salve, ah. Io vorrei una chitarra. Questa qui. Posso vederla? Pronto. Che ho visto un po' di robe su YouTube. Sì, ti sei più comodo. Ho visto che fanno sempre una cosa così. Tornate quindi mercoledì alle 14 per vedere questo video sui buoni propositi. Ovviamente le inquadrature di oggi non sono un invito al direttivo Mediaset ad accogliersi ancora di più a braccia aperte nella loro famiglia. Però noi capivamo che, guarda che bel logo, c'è da dietro. Italia 1! Comunque devo dire questa cosa qui, ogni volta che io vado in albergo o in hotel e accendo la televisione, accendo sempre sul 6, perché siamo, cioè, cresciuti col mito d'Italia. Questo? Imprinting. Cioè, è proprio l'imprinting. Comunque, ma chissà, cioè, ancora adesso fanno i cartoni, non l'ho più visto. Sì, sì, i più giovani che ci stanno guardando fanno i cartoni su Italia 1 alle 16. Mandano Dragon Ball Super. Ah, Dragon lo stesso Ball... orario del nostro Dragon Ball. Tra l'altro, dopo pranzo. Esatto, saluto un attimino, ci sono Simpson, Griffin e poi insieme a Dragon Ball. Colgo l'occasione per salutare Merluzza, che ha doppiato Zamasu. Ah, sì, ho visto. Che non ho idea di come lo pronunciano in italiano. Comunque, Zamasu. Cioè... Lui dice Zamasu nella storia. Ah, ok, quindi. Perfetto. Comunque, cazzo, non... Merluzzo, colgo questo occasione per dirti grandissimo, perché cioè, tu entrai nell'infanzia dei, sì, dei ragazzini. Cioè, immagina, una storia incredibile. Ha doppiato Freezer. Ma è entrato anche nella mia infanzia, nel senso che è un onore. Cioè, sarebbe un mio... Come finire su Topolino, per esempio. Cioè, uno dei miei sogni è doppiare un personaggio di Dragon. Non, esatto, lo faremo mai. Esatto. Però voglio dire, è andata così. Però ciao Fabio. Ciao Fabio. Fabio Rovazzi, lo salutiamo. Tra l'altro esce il suo film adesso, il 18. Andiamo in anteprima. Andiamo in anteprima il 16. Lo salutiamo perché è finito su Topolino. Grandissimo, sì, Fabio. Ha realizzato il mio sogno. Tutti gli altri realizzano i nostri sogni, ragazzi. Siamo diventati una sorta di, cioè, pubblicità umana. Gratis però. No, in realtà diciamo questa verità su Fabio Rovazzi. Noi Fabio lo conosciamo da prima che lui diventasse Fabio Rovazzi. Prima si chiamava Gianluca Pizzicotto. No, intendo dire, cioè, nel 2000, vi racconto questo aneddoto qua, magari qualcuno l'ha anche visto, noi nel 2015, sì, che abbiamo conosciuto Fabio, o 2014, non mi ricordo, abbiamo conosciuto,
presidente passa. Lui ha partecipato alla nostra candy camera. Sì. Vabbè, era anche andata da Dio. Smash no, io gente. Pensavo un'altra candy camera. Quella del cane? Quella del cane, no, che è andata in onda su Italia 1. Per Fattor Umano. Fattor Umano. No, quella di Dove Smash. Mettiamo in descrizione, perché io l'ho rivisto un po' di tempo fa, era davvero bello. Ve la mettiamo qua, guardatela, perché è molto poi simpatico. Lui ha fatto carriera, noi invece... Ci ha anche aiutato con le riprese, cioè non vorrei dirlo. Sì, cioè, tipo operatore modesto, di ripresa sì, Fabio Rovazzi. È vero, possiamo vantare prima, questa cosa. E a tal proposito, ragazzi, mi raccomando, seguiteci su Instagram. Ecco, volevo dire questo, buon proposito del 2018, ragazzi, seguiteci su... Noi abbiamo una pessima conversione YouTube e Instagram. Cioè, vi faccio un esempio: Mette Bise, grandi Mette Bise, salutiamo. Il compleanno di Matt, esatto, è stato auguri. Mette Bise, che hanno un milione di iscritti su YouTube, hanno su Instagram 1 milione di seguaci. Noi che abbiamo 2 milioni su YouTube, abbiamo non tipo. Per favore, seguiteci sui nostri profili e anche su quello di The Show. Tutto quanto. Tutti, non ci mettete poco, cioè stiamo implorando. Anzi, Isa, adesso il scocchierò le dita e tu riempirai lo schermo di povera Isa, che di screen dei nostri profili Instagram. Ma no, pensavo di tag, sai, tu. Adesso cancella questa cosa o la riempi di tag. Isa, spero che tu non abbia fatto nulla di tutto ciò, perché farebbe molto ridere. Va bene, fa niente. Adesso vi ringraziamo, vi salutiamo. È stato sempre bello parlare con voi in questo prossimamente. Perché c'è tutto ciò, c'è Valerio che è così. Perché siamo di qualcosa, Vale, di qualcosa per chiudere. Confermare o ribaltare l'esito della puntata. Vi racconto, un saluto a Alessandro Borghese. Vi racconti una cosa di Valerio, sa invitare benissimo Alessandro Borghese. L'altro giorno ci scrive: ragazzi, sono usciti dei meme su Alessandro Borghese, ma secondo voi dovrei sfruttarli? Poi ci incontriamo per venire qui a fare le dirette. Fa: ma ragazzi, perché questo fa ridere, ma secondo me come dovrei fare? Cioè, Valerio è lì che io sta lo vedo cercando. Tra poco a quelli che è il calcio dalla concorrenza. A imitare. C'è problema a imitare ufficialmente Alessandro Borghese. L'importante non è la location. Esatto, vedi, c'è il futuro. E la sua donna, secondo me, durante l'intimità gli dice: vai, dai, fammi il Borghese. No. È così. Beh, guarda che annuisce, guarda che annuisce. Confermare o ribaltarlo no, sul letto? No, basta. Comunque, basta. Mi consenta, ma è ora di chiudere questa diretta, basta. Perché devo andare a fare una cosa. Ragazzi, non è uguale per niente. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Spumi su Mediaset.